Ragazzi, siamo? Si era disconnesso OBS, che è diciamo, l'applicativo con cui registro. Speriamo che non dia altri problemi, perché quando si parte così si finisce sempre male, ragazzi. Scusate, ma tante cose non dipendono nemmeno da me. Il computer ha una volontà sua, purtroppo. Vediamo se poi risuccede, cerco di risolvere al volo, eh. Allora, speriamo di no. Cosa stavo dicendo che manco non ricordo più? Ah, sì, la... Dove andare a filo, tesoro? Mo' che mi sono distratto per quella disconnessione. Ecco, poi io mi perdo in un bicchiere d'acqua. Ho già perso questo tesoro. No. Quindi, livello 28. Quindi, secondo me, i livelli di almeno di queste creature pacifiche, diciamo, non mi sembra che faccia per così tanta differenza come non mi sembra che faccia differenza a livello mio. Cioè, alla fine, questo gioco qui contano le armi che c'hai. Credo, fondamentalmente. Il problema è che noi siamo bloccati alle frecce magiche. Dove il diavolaccio è andato? Tanto un po' di carne gliel'avevo messa, quindi si sta tamando da solo, perché almeno con loro sono per il momento gli unici che vanno addormentati di questi, diciamo, pacifici, perché per gli altri bastano le azzurberry. Anche se il procedimento è un pochino più noioso, perché poi gli devi stare dietro, mentre a questi qua te gli metti la carne dentro, se si tamano praticamente da soli. Tanto sto vedendo se ne trovo un altro, perché tanto fanno comodo. Cioè a quest'ora ne avrei un esercito se non fossero morti di stegosauri. 22, 32, 46, 46 caruccio. Io potrei anche fare una cosa. No, è andato. Potrei anche fare una cosa, potrei tamare un esercito di stegosauri e poi farli attaccare tutti insieme su un unico obiettivo. Potrebbe essere anche una cosa non così stupida. Ci ho pensato l'altro. Questo che fa? Se lo ingroppa? Signor Talpa. Poemia. Ma mi sembra un tapiro, una talpa. Va bene, serve un po' di. Ok. Potrebbe essere anche un'idea. Uno praticamente va con una schiera di stegosauri. Solo che secondo me poi succede un bordello, perché poi alla fine ognuno attacca il bersaglio che vuole, perché non è che ce n'è uno solo, ce ne sono tanti, quindi non so quanto possa funzionare, però potrebbe essere un'idea. E dico stegosauri perché comunque il bosco magico è oltre l'oceano, quindi non possiamo andarci per esempio con il triceratopo, che a me piace tantissimo, però ho visto che anche lui grossi danni non ne fa. Quindi, boh, perché se io per esempio vado da un lupo fantasma o dal lupo mannaro con un triceratopo me l'ammazza, quindi nemmeno da dire che risolvo in quest'altra maniera. Che stai mangiando da solo? Bravo. Dai, becca anche questi sette. Poi se trovo quell'altro, che non lo so dove, non lo trovo più, e tiscerata poi 64. Eh no, però 64 è tanta roba, eh. Ora io non volevo passare la live a tamare gli animali perché è un pochino noioso, però 64, qua te ne ho già due. Mangio. L'unica cosa che mi sto chiedendo, tutte queste uova che vanno in decomposizione, forse non c'è un modo magari per metterle in un'incubatrice e far nascere il piccolo, magari allevarlo? Sarebbe una figata.
perché per il momento, da quello che ho capito io, l'unica cosa che si può fare con le uova è farci una bella frittatina. Invece sarebbe molto carino poter fare una specie di incubatrice e poter allevare il piccolo fin da cucciolo. Te lo allevi, sarebbe una figata pazzesca. Invece di tamarlo, te lo allevi piano piano e poi quando diventa adulto è tuo. E così dai anche un'idea di continuità agli animali, nel senso perché per esempio c'era il brontosauro prima, all'inizio, quando sono spawnato qua. Ce n'era sì, forse uno o due. Adesso non, ci, non, non, non ne vedo più, ma da tanto tempo che non ne vedo più. Eccolo qua, minchia, è rinascosto però, figlio mio. E quindi c'è da muoversi, che sennò non lo tamiamo questo. A zero proprio? A me avevo messo un po' di carne, eh. Il food. Comunque era nascosto, dai. Questi non mi danno niente. Il cerato poi laggiù è bellino, 64, ma non. Ci vuole troppo tempo. Dai, mangia. Perché bisogna stare di dietro, dargli quando ha fame, dargli la zulberry un po' lunghettina. Invece questa qui gli dà una bella scorta di carne e poi posso anche andare a farmi i cavoli miei da qualche altra parte. Anzi, oggi voglio affrontare un argomento che avevo in mente di affrontarlo anche l'altra volta, che è un po' discorso degli scavi, perché in questo gioco qua ti chiede, diciamo, molto rame, e rame non è che si trova. Io ne ho trovato molto poco di rame, e anche degli altri alimenti ne ho trovati, cioè li ho trovati, però perché se vedete in alto. Oh, mica l'ho riverso, oh, ma vaffa. Oh, in alto a sinistra c'è diciamo, l'altitudine. Siamo a 100, credo, metri forse sopra il mare, anche se sembra un po' troppo. Non so come lo intende. Però se io scendo, sono sceso fino a 52 metri, credo, sotto il mare, e ho trovato parecchia roba interessante. Al di sopra di questa altitudine qui non ho trovato praticamente niente, quindi non so se è un caso o se pure è una cosa, diciamo, proprio del gioco, che te sopra una certa soglia non trovi niente, o comunque trovi molto poco. Guardate che sei bello cicciotto, vedi? Fatto livello, ma buono. Allora andiamo. Sì, però mi sa che no, non ci si fa. Se gli sparo un'altra freccia quando è giù. Ah, ok, va bene. Poi a volte te la ridà anche la freccia, eh. A me l'ha ridata. Ah, però mi ha arrivato lo stone. Allora, vabbè, te mangiati, tanto con 20 di carne ce lo dovrebbe fare. Se trovassi. Se trovassi il bronto, proverei a tamarlo, che magari il bronto qualcosina di più fa, anche perché magari di danno alto non ne farà, ma comunque penso sia almeno resistente. Allora, questi ci servono. Vai. Livello 22. Questo che livello era? Non si sa. Comunque,
Vediamo un po' di flinte. La flinte l'ho trovato comunque. L'elemento proprio meno. Io ho provato a scavare, anche qui c'è un tunnel abbastanza profondo. Non ho trovato assolutamente niente. Cioè, ho fatto parecchie prove di scavi per vedere. Qui ho fatto una specie diciamo di trappola per vedere se ci cadeva qualche lupo. Però se non ti fa inseguire non funziona, quindi bisognerebbe farci le scarpe, un tipo di scarpe che ti permette di saltare più in alto, che ci sono, vanno fatte, fare una buca per la grandezza, diciamo quanto il salto che riesci a fare, perché vanno provate, non lo so quanto è questo salto, e fare in modo che te salti, tipo fosse questo, salti, vedi là e quello che ti segue ci casca dentro. L'idea sarebbe questa, ma messa in pratica. Quindi io voglio vedere queste scarpe qui dove sono, che l'ho cercata anche ieri mentre facevo il live, però non le ho trovate queste scarpe. Non vorrei che magari me le sono sognate di notte. Qualche parte sono sicuro. Sono delle scarpe con la molla sotto. Vediamo se cambiamo. Magari sono qua. Speriamo che non mi chiede il rame, perché... Ci sono anche delle scavatrici automatiche, cioè a benzina, però ci manca la benzina. Questa che cos'è? Ah, granata smoke granate. Questa potrebbe essere utile, però minchia, 6 di rame e 8 di polvere da sparo. È un po' tantino. Questo per fare dei proiettili più anche con il veleno, con il ghiaccio e con il fuoco. Questa la facciamo. 5 di cos'è? Clay, credo. 20 di legno e 5 di pelle. Questa la possiamo fare. Possiamo fare anche il mirino telescopico. Però non credo che vada bene per la pistola. Credo che voglia qualcosa di più. E vedete, qualsiasi cosa magica lui richiede delle gemme. Le gemme le danno o i lupi fantasma o i ragni o qualsiasi altra cosa che sia di tipo magico. Questo però no. Però vuole, cos'è questa? Una specie di edera? Questa strana foglia che sembra quasi un'edera. Anche questa è tutta roba che non abbiamo al momento. Questo è legno scuro, ce l'abbiamo, però ci manca il resto. Un sacco di roba strana che però io oggi voglio fare una cosa, voglio fare col mio, appena questo se ripiglia, facciamo un bel giro, lasciamo stare la foresta laggiù incantata, che tanto scemene e basta. Facciamo un bel giro ampio con lo sterodattilo. Dai, mangia, su. E intanto sono affamato, c'ho tutto. Mi manca tutte. Mangia, bevi. Allora, facciamoci anche... Come posso fare un... La flint, l'erbetta, mamma mia. Che poi in casetta ci abbiamo tutto, non è che non ci abbiamo, però tanto sono qui per queste cose semplici, Luffy, questo è Luffy. È Luffy 9, mi sa. Se non mi sbaglio, Luffy nono. Se non mi sbaglio.
Mamma mia, disastro. Allora, dobbiamo fuori anche la sella, perché tutte le volte la perdiamo. Un solo, se no abbiamo messo il legno giusto. A 52 marcite, da dove, scusa? Metto il comando di questa. Questa droppiamola. La carne marcia per il momento non ha nessuna utilità. Poi sicuramente, forse per tamare gli zombie, se li tamiamo, non lo so. Proviamo. Proveremo poi, eh. Ci manca la pelle, 22-25. Dobbiamo fare anche due, oltretutto, eh. Ammazziamo questa che ci dà un bel po' di pelle, più degli altri. Poi non ti dà sempre la stessa quantità. Che è successo? Dov'è? Non mi ha dato niente? No, vabbè, lui mi dà solo la carne. Tanto una penso la possiamo già fare. Dov'è? Saddle non è questo. Vai. Poi andiamo da lui. Andiamo nelle opzioni. Non voglio l'erbetta. E voilà. Poi andiamo da quell'altro. Che è, ok, anche questo è diventato mio. Ci dovrebbe seguire, eh? No. Perché sta avvelenato? Ah. Vabbè, allora intanto se mi lasci andare vado là. Aspetta, accucciati te. Accucciati qua un attimino. Ok, non mi seguire. Non seguire il cibo. C'è un po' di carne, ce l'avrei avere. 9. Allora non l'ho mangiata la carne. Vai. Un po' di carne. Quanto? Ma sto mangiando o ce l'avevo più di una? Vai. Allora, andiamo a prendere anche quell'altro, però ci serve della pelle. Poi ragazzi, su tutte le costruzioni mezze finite. Questa è la serra mezza finita, la casa mezza finita, l'hangar qua per gli animali mezza finita, tutta a metà. Pacessima cosa. Poi c'è un'altra struttura nel bosco magico, ovviamente mezzo finito, perché se no che fare a questo punto è... Allora, pelle, no, ti ce l'ho 64, ma allora lo fai apposta, ti fai vedere bel bello chi è? Che poi non so nemmeno il ciclo di questi animali quanto dura, perché non sono sempre soldi. Faresti il terzo che prende, più due me ne sono morti. Ovviamente ho tentato di ammazzare. Bravo, difendimi! Che sei? Pelle. Ne avrò fatto un milione anche di queste sedie qua.
Vieni, ciuffo, Yeah. Ma non mi... Chi è questo? No, se mi stessi seguendo. Perché lui non mi segue? Ok, adesso non mi dovrebbe seguire. 32, no, non sei tu, non sei tu. Non sei tu. Il pack ci dà un po' di shipping, che per il momento è l'unico qua che ci dà un po' di shipping. Pelle, mannaggia, dov'è il coso, il ratto, il rattone là? Eccolo qua, il 64. Io ho provato anche ad addormentarlo, dicerato poi, non è servito a niente, perché non, chiaramente non, dopo ho capito che non si chiamava così. Pelle, questo ci dà il fur, pelo, che cos'è? Pelo. Ah, mi ha dato anche lui di pelle il dodo, strano. No, ma non ho pazienza però di tamarti fino a... Vediamo, c'è un po' di carne. Guarda, ci sono già in groppa! Allora è destino. Posso fare la sella, per favore? Manca 22, 25, ma come prima, scusa, non ho preso della pelle in più. Sempre 22, 25. Andiamo! Peccato che non è così forte come sembra il triceratopo. Penso di conquistare il mondo con lui in groppa, invece non è così. Ora, io non mi ricordo quelli che... ce ne ho due, io non mi ricordo qual è, che livello sono. Sembra un... c'ho un 30 di triceratopo e un altro non me lo ricordo. Però sicuramente più di 60 non credo. Anche se, vi ripeto, secondo me sto gioco qui i livelli li conta e non li conta. Comunque ormai prendiamolo, dai. Ancora, ma 23, ma ne ho presi due di pelle. Vabbè. Poi il triceratopo qual è? Vabbè, facciamo. No, facciamolo dopo. Pure. Quindi le bistecche sono pronte. Tre, vabbè, tre, magna. Tiè, visto che mi ha dato... No, non me la dà più la pelle. Beh, amico. Tiè, tapiro qua. L'ho già preso? Ma è possibile che l'ho già preso, che non... Non ho visto niente. Allora, 25. Proveremo. Da questo, poi con calma gliela posso fare anche dopo la sella, tanto lui non è che mi serve più di tanto, eh. Che fate? Ammucchiate? Pelle? Sì, ecco, quando ti lascia... No, esattamente quando ti lascia qualcosina perché ti dà un po' di pelle.
Vai, un 2. Minchia, qua... Ah, col mio. Però non mi dai niente, ma che cos'è? Ti ce l'ho dopo. Fermo! Non mi scappi. Allora, la posso fare sta maledetta sella oppure devo tribolare ancora tanto? Vai. Almeno. Vabbè. Puoi sistemare. Oh, e speriamo a Dio di non doverne farne più, di questi. Perché il decimo che ne faccio, basta. Questo è Luffy decimo. Basta. Non ne voglio fare più, per favore. Te lo chiedo in ginocchio, basta. Invece dovrebbe essere il quinto, credo. Perché due ne ho là, due sono morti. Basta che non mi schiacci. Vai. Lui dovrebbe essere CCB, perché il nome del t-shirt è CCB. Non chiedetemi perché, non so nemmeno io il perché, però dovrebbe essere CCB quinto lui. Questo è CCB. Andiamo sulla fiducia, non me lo ricordo. Dovrebbe essere CCB quinto, bravo. Mi segui, no? No, cos'è disabilitato? Ok. Tanto te mi segui, poi ti installerò poi. E vorrei cavalcarla. Se fosse possibile. Ma ho scordato a piedi, fra tutte e due non ne fate uno per bene, vado a piedi. Ecco, questa se la rompe. Quanto mi seguono, no? Oh, eccoci. Tutti e due orpetti. Vieni. Ma qui abbiamo la famiglia. Abbiamo tartuga, CCB terzo, CCB, chi è questo? CCB quarto, ecco, avevo ragione, questo è CCB quinto, perfetto. Allora, non mi seguire più. E lo stegosauro? Ah, è andato. Allora, lo stegosauro è andato. Sarodattilo, dove è andato? Perché sta là fermo? Che ci fai qua fermo? Grazie per l'iscrizione! Grazie mille! Dai, però, su! Perché non mi monti adesso? Cos'è successo? Niente, no ride, ecco, vai, non va. Disabled following, no, però non mi segue. Ora mi segui? No. Ci monti adesso? Sì. Oh, allora io vado con te. Quindi la nostra famigliola. State qui, state buoni. Adesso, l'obiettivo sarebbe di farci queste benedette frecce magiche, però non ho voglia di crepare 700 volte. Facciamo una bella cosa. Andiamo a giro. Andiamo a giro e vediamo come magari troviamo quel qualcosa che ci manca per andare avanti. Perché per noi per farci le frecce magiche dobbiamo uccidere i ragni, ma noi siamo... Non dico un livello basso perché siamo livello 40, forse 39-40, perché abbiamo fatto il livello adesso.
ci mancano le armi, ci mancano le armi, quindi o troviamo qualcosa di po da poter uccidere che non sia di livello esagerato. Non c'ho neanche più i vestiti invernali, maledizione, perché sono morto, ho perso tutto. Lupo, puh, lupo, ti posso sputare da qua giù, puh, anzi, è lui che mi picchia. Maledetto, eppure arriverà un giorno che ti ucciderò e non avrò più. Ma questo sanguina ti ha dato un morsottino, mamma mia, andiamo bene questo. Questo già mezzo morto, l'ha guardato. C'è delle caverne mostruose. E c'è della roba strana, che cos'è sta roba? Allora, io faccio una cosa. Mi fermo un attimo qui, non scendo. Vedo se mi attacca qualcuno. Se non mi attacca qualcuno, io scendo. Cos'è sta roba? Black Mind. Che diavolaccio è sta roba? Questo è terreno, cos'è? Terreno maledetto, terreno scuro. Terreno scuro ce l'ho anche di là, vicino casa. Questa vabbè, flint, acqua. Io ragazzi ho paura a scendere dal... Però a me sta roba qui mi attira. È roba strana che mi attira. La roba strana, ragazzi... No, ho sbagliato la storia di qua! La roba strana prendetela sempre perché poi magari quando ve la chiede non sapete dove andarla a raccattare, è un casino ritrovarla. Quindi quando trovate qualcosa di strano prendetelo perché magari poi serve per una cosa importante. Cioè me l'avesse chiesta per fare una cosa, io dove la vado a pescare? Boh. Io quindi quello che trovo di strano e che non è vicino a casa mia prendo, poi se ne riparla, eh? E conservo se riesco. Io vabbè, queste piantine qua ce l'ho anche laggiù, questi sono tutti... Oh, sono tutti alberi oscuri. Ma vola quello? Perché è cascato a terra? Voli? Voli lei? È sparito. Oddio, che roba è? È cattivo? Ah, lupo fantasma maledetto, ti odio. È cattivo? Oddio. È cattivo, via, non ci voglio assolutamente morire, basta. Dai, via. Controllate sempre le... Ok, controllate che non vi segue più. E poi controllate sempre la stamina del vostro animaletto. Perché... Oh, cazzarola. Perché se scende a zero e magari state scappando, lui... smette completamente di volare. Mi è capitato all'inizio, non lo sapevo, ogni tanto smetteva di volare e si cascava in acqua. Cioè, come mai? È per quello. Quindi lui ogni tanto si deve riposare. È una cosa molto carina perché dà un senso comunque di realismo, diciamo, perché comunque non va all'infinito. Però ci deve stare attenti, all'inizio sono morto parecchie volte questa cosa qua. Allora, aspettiamo. Non scendo, aspettiamo un attimo. Nessuno mi attacca? Allora scendo. Io uso questo piccolo trucchetto perché qualche volta mi ha salvato la vita. Pigliami, maledetto. Vedete che c'era pieno? Lo zombie, io ci sono vicino a casa mia gli zombie, però non sono forti. Però li ho trovati in un altro bioma. Ah no, erano scheletri. Anche gli scheletri ci sono vicino a casa mia nella foresta oscura, ma non sono forti. Però
Li ho incontrati in un altro bioma dove c'erano praticamente c'era una grotta con uno scrigno. Ho detto vai, li affronto, tanto non saranno forti. E invece mi hanno distrutto in 3-4 colpi. Quindi dipende, forse più che dal livello, secondo me. Secondo me dipende dal bioma dove si trovano. Tipo nella foresta magica sono più forti che nella foresta oscura, secondo me. Posso mangiare un attimo? Ok. Lui ha riposato. Andiamo. Allora, mappa. Andiamo di qua, che non ci sono mai stato. Anche il deserto. Qui dovunque ti posi puoi crepare. Qualsiasi basta una mossa un pochino più azzardata che crepi e poi è un casino che poi devi andare a riprendere la roba. Cioè, secondo me questo gioco è drammatico. Sembra banalotto, sembra sempliciotto per la grafica. Sembra una roba per bambini. In realtà è complicatissimo. Cioè, mi ricorda come difficoltà, mi ricorda Verminos, che è dannatamente difficile. Questo uguale. Qui ce la prende tutte le precauzioni. Anche qua nel deserto, dico, vado nel deserto a cercare. C'è pieno di roba, ci sono gli scorpioni, ci sono pieno di roba. Ora io qua a vista non vedo niente di interessante. Oh, che cos'è quella roba là? Buoni, 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 che sta roba qui io non l'avevo mai vista. Roba azteca. Che diavolo si dice? Io potrei anche fare una cosina, dato che qui non vi è nessuno, potrei bucare, però a parte che diamo un'occhiatina giù, vediamo se c'è del casino. Female. Ah, un ragno. Livello 48. Oh, che cos'è? Eccoli qua. I condor maledetti. Però non c'è un'entrata qua. Non c'è un'entrata. Che figata, no, aspetta. Eccola l'entrata. Quanto non mi fido a scendere qua. Female spider 48. Qui ci sono dei guardiani. Qui ci deve essere sicuramente uno scrigno dei guardiani, ma garantito proprio. Ma proprio garantito. Scarabei. Io anche quello non so. Non vola? Non è un condor. Terror Beard. No, però non vola, non è volante. È camminante. Ma se io faccio una furbata, no? Mi metto qua. Scendo e buco. No. È una struttura. Ma chi è? È lui che fa sti versi. È una struttura che non so se non si buca perché non ho il. Magari serve qualcosa di più, serve uno strumento in più. Secondo me non si può proprio bucare perché è una struttura del gioco. E ci sono anche delle scritte, quindi forse ha senso che non si possa bucare. Mi sembrava troppo una furbatella studiata, cioè scendeva dall'alto, si evitava magari lo scrigno è proprio in alto. Allora, female 7. Cioè, il discorso è questo. Io come faccio a sapere se questi sono forti o sono deboli? Perché se io ingaggio un combattimento e poi sono forte, magari con un colpo o due mi fanno fuori. Io. Tuffi, aiuto. Ecco, questa è una situazione che io non ci vorrei mai capitare. Perché se mi attaccano adesso,
ci crepo. Oh. Allora, io posso provare a fare una cosa. Con le frecce per testare un po' sta gente qui com'è. Guarda, che scorpione. Oddio. Normal creature. Oh, si è incazzato. Oh. Che vuoi? Minchia, ti insegna. Perché ti ho scannerizzato? Mamma mia, sei suscettibile. La pistola non la uso perché con le munizioni servono il rame. Il rame ne ho proprio con il contagocce ce l'ho proprio il rame, quindi ne ho pochissimo. A chi sparo? Sono tutti spariti! Oh, qualcuno! Uno scorpione, quanto mi caberebbe lo scorpione! Vado fiero per il resto della vita io con uno scorpione. Da qua! Su, ma neanche per scherzo. Scorpi! Scorpi, vieni! L'ha preso, eh? Sembra che stia subendo perché se ne va. Sì, lo voglio, no, lo voglio scorpione. Ritorno a piedi. Ma perché non posso sparare direttamente dallo stellato? Che sarebbe spettacolare. Se io vado e poi torno, cioè nel senso vado più vicino. Però non si è addormentato, eh. Questo non li piglio però. Me tutto quello che vuoi, basta che non voglio che assolutamente crepare. Allora, quante ne ho? 5. Non capisco se lo prendo. L'ho preso. Ma secondo me non ci arriva proprio laggiù. Non so se ne addormentasse almeno uno. Oh, i mortacci lui! Capà? Si è addormentato? No. C'ha la freccia dietro, ma non. La tartaruga non mi interessa, ce l'ho già. E questo? Sarebbe, non lo so, ma è un rompipalle. Poi lo scorpione, mannaggia. Poi può darsi che lo scorpione ci sono degli animali che non si tamano con la freccia, eh. Ui, ui, ui. Ma perché casca di sotto? Cosa c'è sotto? Semenano? Io c'ho anche una freccia sola. Vai, quante sei? Mamma mia, troppe. Vai, 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 vai. Ma piglialo. Lo piglia però. Oh, ascolta, io scendo, eh. Sperando che non sia. No, cazzo, perché sono cascato? No, 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 pistola, 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 emergenza. Perché sono cascato qua sotto? Accedi perché vuoi, non voglio fare i combattimenti, perché non sono in grado. Qui è tutto chiuso. No. Tranquillo. Ci sono spariti tutti?
Allora, facciamo una bella cosa. 7. E siccome qua non voglio rischiare di cascare, perché già ho visto che... Buono! Chi è? Ho visto che io sono abbastanza imbronato nei combattimenti. Sì, sta lì sotto. Non rompe le balle. Facciamo bello largo perché poi tanto vanno in panico quando succede qualcosa, quindi... Facciamo una roba bella larga che... Anche a corsa ci passiamo bene. Ok. Che riesco a cascare di sotto anche dove è impossibile. Ok, poi salto così, siamo a posto. Allora, lui lo lascio in cima perché non voglio rischiare. E non voglio nemmeno che venga ad attaccare se succede qualcosa, perché se attacca io poi non posso più stare in volo. Quindi aggressività neutrale, così non attacca. Che non voglio che attacchi. Mettiamo le frecce, le sleepy, se... Adesso finite? Non ce l'ho, vabbè, allora... 16. Mamma. Metti di questa, no, prova ad ammazzare lui, oh. Qualcosa voglio tentare di fare, anzi, non posso sempre crepare, eh. Ah, se la scappa? Vuol dire che la sentiva però, eh. Che cavolo. Eh no, ma è possibile? Non si riesce ad ammazzare mezza bestia. Ma a livello 16. Ma mezza bestia, ma fammela ammazzare. Che palle. Soddisfazione personale, mica per altro. Allora andiamo a recuperare la roba. Oh! Non è possibile. La fai? Almeno atterrare, non dico giocare, che non è, mi sembra che non è fattibile. Allora, andiamo con Luffy nono, che è il tuo amico. Dove sono morto? Non me lo segna più perché sono morto due volte. Che bello. Che bello. Io credo che era di qua o di là nel mezzo. Ora non me lo segna più. Secondo me era forse di là, però andiamo a vedere. Che palla allora anche questa, da buono. Allora, comunque zona desertica non è qui secondo me. Qui c'è un sacco di draghi qua. E qui zona desertica non mi sembra che ci sia. Ah no. Allora, facciamo riposare il nostro amico. Zona desertica è laggiù, quindi... abbiamo un cazzo in casa. Eh sì. Dai. Quindi il nostro zaino è dovrebbe essere questo, no? No. Andiamo avanti.
Beh, che non c'erano grandi cose alla fine, però più che altro per prenderci il nostro amico Luffy, che è rimasto lei, credo che non abbia nemmeno attaccato, perché gli avevo detto di non attaccare. No, sono andato molto avanti. Credo che sia quello là. Ah, questo? No. Ah, no, ma c'è pieno qua, eh. E sarebbe molto carino farci una base sotterranea. Anche qui. E qui ogni posto ci vorrebbe una base, però com'è? Però ragazzi non lo sto più trovando, non vorrei che non fosse qua e questo è un altro deserto. Qui no, perché sicuramente ce n'è più di uno. Perché anche se non me lo segna sulla mappa, che sfiga che sono morto atterrando, è stanco. Scarabeo servirà a qualcosa se l'ammazzo? È anche aggressivo, eh? Ma è uno scarabeo, senti. No, mira, no. Mirano pure questi, ma non ci si fa manco lo scarabeo, ma... A parte che sono troppi, però cavolo. Ma manco lo scarabeo. Vabbè ragazzi, io... boh. Io non vorrei che fosse... Non vorrei che fosse, a parte siamo fuori area. Qui c'è addirittura un'altra struttura con... Chi c'è di guardia? C'è sempre qualcuno di guardia. Scheletri. Scheletri, no. Ho già tentato di affrontarli, ci ammazzano. Volevo tornare. Vabbè, secondo me non è della porta. Ora andiamo a controllare. Io posso mettere qualcosa sulla mappa per... No. Un indicatore, niente. Comunque abbiamo perso Luffy 10, decimo. Fa piacere. Mi fa molto piacere. Io non vorrei che fosse un altro deserto questo. Bella roba che c'è. Qui si deve anche riposare, quindi se c'è da scappare è anche un casino. Adesso goblin. Sono goblin questi? Si deve essere... No, tremendi, di più. Questi sono goblin. Ma non ci credo, ci sono pure i goblin. Questo che è? Female? Ah, un ragno, questo deve essere terribile. Questo deve essere terribile, oh, 61. E qui ce n'è un... che c'è dentro. Vai, riposati un po'. Scorpione livello 9. Io mi garberebbe provarci, però non vorrei che con il veleno me lo tirasse giù, anche se... La fai da una boccatina? Vediamo un po', veleno.
danno non ne fa tantissimo, però il veleno stordisce pure. Quindi è facile che con due o tre colpi, se ci stordisce l'animale o me, siamo morti entrambi. Quindi anche lui va ammazzato a distanza. C'è da farci un fucile a cecchino o qualcosa. Posso fermare un attimo qua? Posso scendere? Posso metterci qualcosina sopra? C'è quello scrigno là nel mezzo, che oltre a tutte le creature sembrerebbe Emperor Elite Scorpion. Quindi ci sono anche varie razze di scorpioni, perché questo è uno scorpione light, Emperor. Quindi non ci sono solo cioè non tutti gli scorpioni sono uguali, ci sono varie razze di scorpioni. Naturalmente noi non possiamo tirare giù qui, che sarebbe troppo semplice. Ragazzi, qua bisogna tornarci con tipo un fucile da cecchino o qualcosa del genere, cercare di fare tutta a distanza. Magari, boh. Allora, vediamo un po' se riesco a ritrovare lo zaino. Io proverei da questo lato qua. Sud-est, no, sud-ovest. Bella che qua sotto. Poi mi distrago. Mi faccio una vedo che devo fare. Flint, normale. Però nelle grotte non sembra esserci, almeno a vista, non sembra esserci grandissime cose, oltre ad animali strani. Allora, qua però c'è sempre il deserto. Credo di averlo trovato, guarda un po' che è questo qua. Bene, perfetto. Non ce l'avevo grandi. Eccolo qua. Allora, a parte che io posso anche fare un fischio e lui mi segue. Scendiamo. Allora, io con la J faccio un fischio e diventano tutte e due che mi seguono a distanza. Qui prendiamoci la roba al volo, grazie. Anche se non c'era grandi cose, però dai. Allora, mi fate montare al volo? Io perché non voglio che mi seguano? Perché poi se c'è un'emergenza. Vai. Sì. Mi fai montare. Non me lo dà. Ora si devo montare al volo, no? Quante volte ero già morto? Oh, mi fai montare. Sono troppo basso. Qualcuno venga qui e si faccia montare. E montaci. Andiamo. Tartarughe. Tartarughe, vada maledetto. Chi ha vinto? La tartaruga?
No, c'è un altro. Infame. Sta mangiando la roba, questo infame. Oddio, spara. C'è un boletto. Mamma. Ma non si può fare niente in questo gioco maledetto. Ma che roba è? Ah. Allora, torniamo a... Anzi, torniamo a casa perché poso la roba che ho, che anche se è poca, ma abbiamo preso quella roba strana laggiù. Un inferno sto gioco. Siamo giusti? Sì, più o meno, perché poi anch'io... Sì. E vedete che nonostante sia già a livello 39 non ho esplorato quasi niente in confronto alla grandezza della mappa. Perché qui, ragazzi, come metti il naso fuori è un dramma. Questo è questo, il bosco magico. Ora mettiamo Luffy a casa perché tanto poi mi riservirà sicuramente. Ci dobbiamo fare i vestiti invernali nuovamente perché li abbiamo persi. Aspettate un attimino. Guardalo, ma è possibile? Vabbè. Allora, te va lì con i tuoi confratelli. È stanco, non gliela fa più. Vai, non mi seguire. Sto controllando quel cibo. Ah, vedi, questo già è un pochino basso di cibo. Ok, sono tutti a posto. Io non so se ancora non hanno sistemato sta cosa del cibo, perché a regola bisognerebbe dargli del cibo non so ogni quanto. Lui ora mangia, a regola. Però raramente lo vedo abbassarsi sta cosa del cibo, quindi... non so se è perché, cioè, è proprio così il gioco che, diciamo, gli devi dare da mangiare ma una volta ogni morte di papa, oppure se... Come facciamo per niente? Oppure se lo devono ancora sistemare sta cosa. Perché stai laggiù in acqua? Vai, allora andiamo nel nostro bosco incantato laggiù. Vediamo di riuscire a predominare il territorio, a dominare il territorio. Quell'altro non mi segue, no. Ci abbiamo anche la zatterina qua, eh. L'abbiamo lasciata come via di fuga ulteriore. Qua abbiamo fatto una seconda base piccolina, ancora non c'è niente, va finita. Però perché altro l'ho fatta come punto d'appoggio e atterraggio. Allora, non ci abbiamo quasi niente qua, ho fatto praticamente tutto, però è utile. Io intanto vorrei fare la zattera dov'è? È laggiù dove c'è la scrittina verde. Io voglio fare una via di fuga sotterranea. Quindi la scrittina verde dovrebbe essere più o meno qua. E qui è anche buono perché abbiamo trovato un bel po' di roba. Questo è quarzo e questo è sulfurio, quindi il buono. Io voglio fare una via di uscita sotterranea. Anche se non credo di... dovrei farmi un po' di scale. Facciamoci un po' di scale. Che succede su? Che casino è? Facciamoci un po' di scalette. Scendiamo bene in basso.
sino ancora meglio sarebbe partire dalla zattera, però poi va a sapete dove linea d'aria. Allora, tento qui salire. Ma te ci st cosa st che no, posso tamare? Che bello, non è cattivo. Oh, scusa. Te, ascolta. Vieni qua. Ti spiego una cosa. Te mi devi stare qua giù. Poi se ho bisogno, io no, quello devo tamare a tutti i costi. Se ho bisogno e vengo io, tanto qua la via di fuga dovrebbe essere abbastanza. Cioè, dovrebbe essere abbastanza rapido, insomma. Allora, lui con cosa. Ma stai fermo! Ma perché? Ora ti fai anche schiacciare. Stai qui. Stai qua giù. Stai fermo. Disabile. Oh, dai qua, fermo, tranquillo. No, io lo voglio. Cosa serve? La Zulberry? Zulberry, proviamo. Ce n'ho 8, ma tanto tentiamo, dai, dimmi. Tanto stunnare non la potrò mai stunnare una roba del genere. Sì, cosa mi serve? Livello 50, non ci credo! No, io lo voglio troppo questo. Il Parashare. Sembra un medicinale. Parashare. Il Parashare. Con questo vado. Ah, oddio, mi ha preso un colpo. Tartarughina, tranquilla. Allora, lui è la. Questo. Ok. È qua. Quindi io potrei scavare da qui. Metterci una chiusura perché sennò qui c'entrano gli animali e non è che. Allora facciamoci una porta di legno semplice, tanto chi se ne. Non penso che gli animali stanno a sfondare la porta per entrare proprio qua. O sì, non credo. Questo che cos'è? Fondamenta. Cioè, facciamolo semplice semplice, non credo che gli animali si mettano a sfonda qua per passare. Cioè, io non so com'è strutturato, però non credo che si incaponiscano a tal punto. E tre. Poi mettiamo il muro. La porta sarà da un posto? Occuperà un posto o due? La porta, vediamo un po'. Due posti, perfetto, ecco. Meno male che li possiamo riprendere ogni cosa qua. Allora, due posti occupa la porta. Quindi la facciamo qui, li buttiamo un attimino di più, ci mettiamo Raptor, merda, 9, rapido, perché non me lo metti lì? Cosa più semplice del mondo non me la fa. Bene. No, dai. Perché no? Vorrei anche se non facessi la roba precisa sarebbe uguale. Però. Cos'è? Cos'è? Un chiappettasauro? Ah, nell'acqua, ok.
Io penso di essere tranquillo così, no? Chiudo e non mi dovrebbero rompere le scatole. Rispondiamo il più possibile. Intanto, vabbè, qui la roccia non serve a niente. Poi se troviamo qualcosa di carino, rame, mi passa un po' di rame. Se trovasse un gocciolino di rame, una vena piccolina, ci si fa una punturina. Dura 20.000 ore. E poi come faccio a sapere dove è il buco? Bella domanda. A parte che se la traiettoria è giusta, no. Nemmeno, perché dove ho scavato sicuramente sarà molto più in alto. L'unica è tentare di sbucare e vedere dove siamo. Non credo che ci voglia tanto, perché la strada non è così lunga. Facciamoci un po' delle scale prima di andare, se no è inutile. Prima di scavare in alto, scale, tanto casini, su, non si sa bene cosa. Scale, facciamo una ventina. Io direi che su possiamo andare anche con uno, tanto chi se ne frega. Allora, proviamo, se qui poi al limite delle scale le vediamo, anche se a me l'ascensorino mi garba da morire, però ci si mette troppo. Ah, non posso scavare quando sono... Aio, non lo sapevo io questo. Non posso scavare, merda. Non lo sapevo. Se sono sulla scala non posso scavare. Questo è un bel problema. Questo è un bel problema. Questo è un bel problema. Perché vuol dire che io non posso scavare. Quindi va fatto per forza dall'alto verso il basso. Poche parole. Lui è qui. Eh no, comunque c'è un po' di distanza, ma voglio di scavare in avanti. Noi saremo più o meno qui, forse, giusto? Saremo più o meno qua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 quadrati. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, no, siamo più avanti. Siamo più avanti. Allora, io questi li levo. Tanto Ctrl F, no, non torna neanche tanto bene. Oh, e levalo. Questo no, questo non voglio. Questo è antivalido. Vabbè, io li lascio lì. No, no, li distruggo. E non lo piglia. Vabbè. Allora, peccato sta cosa. Quindi io vado dentro e devo scendere di, però di un bel po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
16, 17, 18, 19, 20, 21, di 21 più o meno 21 quadratini, partendo dalla base qua, quindi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Allora, se le coordinate mie non sono fasulle, cosa che molto probabilmente sono, si dovrebbe sbucare io qui ce la fa tutti i passaggi sotterranei in questo posto. Rame a me, che bucio di fortuna, tutto mio, tutto mio. Bello, anche tanto praticamente quando trovo il rame mi dà solamente 5-6 blocchi. Ma che fortuna! Tutto mio! Chi è? Quanto ce n'è? Vai, fino alla morte, bomba! Fino alla morte! Buono, qui ci facciamo un bel po' di robetta, un bel po' di munizioni, tante cosettine nuove. Non ne ho mai trovato così tanto, ma nemmeno a metterlo tutto insieme non ho mai trovato così tanto. Avrò trovato 4-5 vene da 5-6 blocchi. Non c'è altro, siamo sicuri. Proprio altro. Oh, a me più me ne dai più prendo, non è che mi schifo. Ma che bello! Abbiamo preso più di 100 di rame, 100 unità di rame. Ok, finito. Ora però io sono sprofondato quanto? Che non ho visto. Parecchio. Vabbè. E andiamo avanti così fino all'eterno. Poi se sbuchiamo dall'acqua. Che altro voglio vedere se io mo non so più dove sto finendo. Sono andato troppo in basso, non ho idea. Ma di qua non c'è niente, perché mi devo collegare all'altro tunnel? Mi sa che sto facendo casino, di rame. La febbre, invece che dell'oro, la febbre del rame mi ha dato la testa, quindi mi sa che di qui siamo troppo bassi. Allora io mi alzo un attimino, mettiamoci la pietra che tanto mi ha tonnellate. Allora adesso ho sbucato da lassù, facciamo la vecchia maniera come in Minecraft, che è il trucchetto, questo funziona sempre. Ecco, non funziona più. Sono venuto da qua, quindi rispettiamo le misure che avevo preso, vai. Magari una volta nella vita forse le ho prese giuste. Tanto rame l'abbiamo preso. Cos'è? Che è successo? C'è qualcosa che non mi torna. Qualcosa di sotto? No, questo è quello che avevano scavato, ma adesso casca di sotto. Ma non avevo chiuso il passaggio, perché scrivo casca di sotto?
Ho chiuso io. Fate casca di sotto. Allucinazione da gaming. Oh, è molto permette perché non c'era il blocco sotto. Allora, poi andiamo avanti. Tanto abbiamo beccato 100 unità e più di rame. Non avrei mai detto nella vita, visto come gioco, beccarne così tante una volta sola. Allora, facciamo un carotaggio. Questi si chiamano carotaggi. Vabbè, per su altre cose però. Vediamo un po' se qui ci colleghiamo. Mi sembra di no. Play. Anche da Clay diciamo che si trova, più che altro l'ho trovata nell'acqua la Clay. Diciamo che sottoterra non ne ha trovato tanto di Clay. Vabbè, lì c'è la Flint l'ha trovata ovunque. Niente, ora abbiamo ciccato perché l'altro tunnel potrebbe essere o più in basso o più in alto. Quindi a destra e a sinistra non c'è. Quindi scaveremo tutta l'isola alla fine. Quindi boh, vediamo dove sbuchiamo. E al limite l'ingresso lo facciamo dove sbuchiamo adesso. Attacchiamo quell'altro. Perché io credevo di poter scavare dal basso verso l'alto, ma in realtà facendo una scala, lui non scava, cioè mentre siete sulla scala lui non scava, quindi... Che diavolo? Acqua! Siamo bassi, ecco perché. Guardate dov'era, maledetto! Perché siamo bassi? Dovrebbe essere anche una riuscita dentro l'acqua, perché no? Era qui, mannaggia. Bastava alzarci un pochino. Vabbè, ma se noi la facciamo dentro l'acqua, brutto. La facciamo dentro l'acqua. Forse dentro l'acqua le creature acquatiche non entrano. C'è da vedere se le altre inseguendoci entrano. Lui non dovrebbe essere cattivo, eh? È tipo un delfino lui. Sei cattivo? No. Qui però la possiamo fare una volta? Perché io vorrei stare tranquillo. Cioè vorrei comunque chiudere. Allora, tanto l'acqua è qui e proviamo a chiudere qua. E l'altro corridoio lo tappiamo, tanto che se ne frega. Mettiamo le fondamenta come di là e la porta occupa 2. Ah, facciamo un po' di spazio così. Allora, fondamenta ce n'ho più, sì. Deve proprio pochine pochine. Vai. Poi la porta. Vai, da noia questo. Faccio un po' di spazio. Allora, non me la fa perché si vede che c'è troppo basso qua. La sta facendo, non credo che serva, perché essendo bassi così, però siccome non sono sicuro se quelle creature
siccome ti inseguono anche nell'acqua certe creature, non vorrei che poi dopo, una volta che imboccano sto tunnel qui, è finita. Siccome non voglio rischiare, c'è una porta così. Qui tappiamo tutto. Allora, qui tappiamo tutto e qui... cioè, facciamo tutto. Apriamo tutto, ok, perfetto. Ok, vabbè, anche se poi è un quadratino solo, anzi, è solo per un passaggio, l'emergenza. Non è bellissimo. Poi qua, boh, torce non ne ho bisogno perché c'ho il caschettino da minatore. Le altre cose particolari non servono, quindi noi andiamo. Qui non ho dato niente, qua non ho dato niente. E mettiamo, facciamo. Sarebbe carino l'ascensore che qua, eh. Per il momento non mi sembra il caso. Ci puoi andare sopra? Ci resta di andare. Allora, puoi mettere almeno le scale? Sì, perché sennò è un dramma. Finite. Allora, legno, 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 scale, 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 scale. 13, fammene, no, 5. Dovrebbero bastare, una. Hola. E qui non lui non... ma che... Oh! Maledetto, ma perché trovo sempre nuove maniere per crepare? Meno male che abbiamo fatto il letto, perché sennò... Grande Alessandro! Il miglior streamer del mondo! Magari, comunque anche se non è vero, ti ringrazio per il complimento. Tanto il miglior streamer del mondo è crepato in una maniera insulsa. Ah, per lo stream ho avuto dei problemi e mi scuso di non averti visto, ma figurati Alessandro. Quando te basta che mi dici, mi avvisi quando fai un qualcosa, io ti vengo a trovare che mi fa piacere, vengo a supportare che mi fa sempre piacere. Allora, tanto sono pirla perché qui potevo dare una botta col piccone, ecco. Facciamo così. Che non ho voglia di fare tutto il giro. Tanto ci abbiamo il letto qua sopra. No! Perché nel letto no? No! Perché nel letto no, maledetto! Adesso mi tocca respawnare qua giù. Ma vaffa. Non lo sapevo io, cioè a tempo non posso spawnare più volte nel letto. La caduta dello streamer. Sì, però prima fammi andare in alto con lo streamer e poi... Oh, nella grotta no. Ma poi c'ho tutte, guarda Alessandro, a parte gli scherzi, c'ho tutte le sfighe del mondo. Allora, questa... Ma allora, intanto faccio, dato che c'è Alessandro, gli faccio vedere un po' di cose al volo prima che mi sparisca la zona. Questa è la mia prima casettina. Ci ho fatto un po' di cosettine, l'ascensore. Ah, bellino. Io vado su con l'ascensore. E qui dovrebbe essere il sal... Che succede? Ma perché caschi di continuo? Maledetto, imbranato. Vai giù. Giù. Ma è possibile, neanche a far vedere le cose
agli ospiti qua. Allora, qui si va su e questa dovrebbe essere la stanza per le robe magiche, che devo fare il tetto, però è abbastanza carino, dai. Infatti questa è più scura. Fate più una roba. Poi scendi giù. Beh, qui c'è la miniera praticamente, che poi ti farò vedere. E vabbè, c'è un po' di roba per la cucina, un po' di focherelli vari. Qui ci abbiamo il workbench, ci abbiamo lo smeltitore qua. Abbiamo la serra e un po' di animaletti. Qua giù, tre triceratopi, un pachino, una tartaruga e Luffy. Nostro Luffino, Luffy decimo, nono. Perché praticamente quando ne muore uno si sossegue con il numero, quindi vuol dire che me ne sono morti già 10. Anzi 9, perché ce n'è un altro laggiù. Solo che io sono livello quasi 40 e crepo come se fossi il livello 1. No, andiamo nella seconda casetta. Grifone, no, grazie. Eh sì, perché il resto non ce la faccio ad ammazzarli. L'unico, però ci vuole il livello 50, questo, che dovrebbe essere un altro erbivoro, credo. A parte che, vabbè, però ci vuole il livello 50, che questo deve essere forte. Lo stegosauro è carnivoro, comunque. Dov'è quell'altro stegosauro che era qua? Ce n'era un altro qui, perché era atterrato con un altro? Dov'è? Non c'è più. Non è che ci credo qua. Aspetta, chiama l'ascensore. Chiama l'ascensore. Non cascare, eh. Chiama l'ascensore. Aspetta, facciamo così. Non chiama nessuno, faccio a me. Perché siccome... Eccolo, ah, eccolo qua. C'è terra anche lui? Vai. Allora. Scendiamo. Andiamo, due colpetti qui, che sennò non si passa. Mannaggia a voi. Yeah. Oh. Scendiamo. Cos'è che sembra che brucia? Prendiamo, abbiamo trovato 100 di rame qua, più di 100 di rame, quanto abbiamo trovato? 116, ok, andiamo su. E qui abbiamo fatto una via di fuga verso il mare. Lo stegosauro, quello con la coda, con le punte, è erbivoro. Ma io non l'ho ancora trovato, perché io ancora non riesco ad uscire dalla zona sicura di dove sono spawnato. E questa è la prima zona che sto tentando di conquistare, ma... Ecco, ora questo non si leva più. Allora, facciamo anche una scala che va su di qua. Allora, qui, ok, è a posto. Ah no. Questo è il solito punto. Un altro, no, è il solito, bene. Allora, qui dobbiamo scavare tutto. Troviamo un puntarello dove non ci interessa, dove non c'è niente. Vediamo qua se c'è qualcosa. No, ok, qui non c'è niente. Allora, facciamo. Una roba così. Questo è il pavimento. Quindi ci facciamo la scala qua.
Facciamo un altro po' di scalettine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi basta fare fondamenta. Non cascare, non ti ammazzare. Fondamenta non ce l'ho, le devo fare, però si fanno con la roccia, che ne ho delle tonnellate. Foundation, fammene 50. Buttiamo lì. Però per fare le fondamenta lui deve avere qualcosa sotto, la terra sotto, perché se non c'è niente non riusciamo a farle. E questa è un po' una rottura, spero che cambieranno sta cosa qui, perché tutte le volte bisogna ricoprire il tutto con la terra e poi sopra farci le fondamenta. Le fondamenta sono qui, quindi questo non mi fa salire. Mannaggia lui. Ti levi di lì, ascolta. Ce la fa montare? No. Allora, following, vediamo se ti sposti. Oh. Mettiti qua giù, nell'angolino. Non mi seguire più. T-Rex da guardia. Ma non l'ho ancora trovato il T-Rex. Non ho trovato quello con le punte. Che dici te, non ho trovato il T-Rex. Perché non è che ho girato tanto, Alessandro. Insomma, ho girato un po' poco, perché è un problema qua a girare. Perché anche lo sterodattilo come attacco, anche il triceratopo come attacco non sono granché. Quindi non è che devi fare delle armi importanti per andare a giro. Vedete, io qua se tento di costruire qui dove non c'è niente sotto, non mi costruisce niente. Quindi va messo prima il blocco di terra. È un po' noioso sinceramente qua così, perché qui tra i piedi non è che sia al massimo, perché c'è le erbette che ti danno noia, mamma mia. No, forse è la scala che gli dà noia, perché anche qua se noi mettiamo dopo la scala e prima le fondamenta come dovrebbe essere, non gli dà così fastidio. Vai su te. Poi qui va fatto un altro piano ingrandito per fare una specie, una sorta di pista d'atterraggio per loro. L'ho fatto io che ho pure di mannaggia me, qui ci mettiamo più che altro sta roba qui che è importante, anche se mi serve di là. Poi era la stessa cosa che abbiamo fatto per uscire. Vai che ci crepo, vieni su. Maledetto. Ah, mi fai crepare, eh? Ah no. Meno male. La stessa cosa, la via di fuga che abbiamo fatto qua, bisognerebbe farla. Però non ci salta perché gli manca il blocchettino. Vediamo un po' se fosse
Vai. E forse la piantina che gli dà noia. No, lui quando è attaccato non fa niente. No. Cacci lui. Proviamo da qui. No. Che c'è la scala che gli rompe le balle allora. No, facciamo così. Nemmeno. È proprio la scala. È proprio la scala, però a sto punto non ne esco. Cioè ne esco, ma... Quindi vabbè, poi risolveremo anche questo. Stavo dicendo, bisognerebbe, come abbiamo fatto la via di fuga, bisognerebbe fare un altro tunnel, perché qua, in questa isoletta qua, a parte che ci sono gli alberi magici che servono per fare tutti gli strumenti magici, quindi che è un pochino più avanti, vi faccio vedere con lui. Ci facciamo un salto. Tutti gli alberi magici che sono laggiù. Però io ho dovuto fare la torre, diciamo, la torre di guardia praticamente. L'ho fatta laggiù perché non mi potevo avvicinare più tanto, perché anche qui ci sono i velociraptor e fanno un male pazzesco. Quindi ho dovuto fare la torre laggiù. Qui ci sono gli alberi magici che mi servono, che comunque è sempre più vicino da dove è la mia prima base. E in più ci sono tante caverne. In realtà sono delle strutture queste, però sono delle rovine, diciamo. Ci sono queste rovine con gli scheletri dentro. Però questi scheletri menano da come dei fabbri. E ci sono anche degli scrigni, quindi sarebbe utile farsi un tunnel che entra qua dentro, in modo tale che se uno si trova in difficoltà se la svigna dentro i tunnel. E poi è utile anche per tirare giù qualche albero velocemente, perché uno ci può anche arrivare con lui, però diciamo molto più comodamente. Però ci sono gli scheletri, ci sono questi qui che sputano, ci sono i ghepardi qua, ci sono i grifoni, ci sono i trent, ci sono i ragni, e qui come appoggi le chiappette da qualche parte te le fanno a strisce. Qui c'è il grifone, anche il grifone bisognerebbe riuscire a prenderlo, però è aggressivo. Se mi appoggio un attimo. Guarda, ragno, che ragno mi servirebbe? Guarda, se lui ammazza il ragno noi ci andiamo a rubare la gemma, perché i ragni per fare le frecce magiche ci vogliono delle gemme. Queste gemme te le danno, credo, tutti gli animali magici, ma i ragni sicuramente. Vediamo un po' se l'ha ammazzato. Però ecco, non vieni da noi. Io vorrei approfittare della sua possente potenza. C'è Mighty Moors. No, perché c'è il coso sputacchiato? Aio, ma cosa è successo, Luffy? Ma perché? Meno male ho posato la roba. Oh, un colpo è crepato, eh? Luffy! No. Cioè, ne sono morti già 9 di questi. 9, questo è il decimo. È il decimo. Non ne posso più. Basta. E adesso noi vediamo se riusciamo a prenderci la roba. Che poi non capisco sto scioccamento continuo. Cavolo. È stato lui, credo, eh.
Però cazzo, con un colpo. O è stato lui, è stata la pianta. Però la pianta con un colpo. Mi sembra tanta roba. Non possiamo neanche recuperare. Più che altro la sella di Luffy. Nulla. Preso pieno. Ma che pensa che se mi avesse preso di striscio, ammazzavo uguale. Mi sa. Posso? A terra da qualche parte, grazie. Che è? Dai, ci sono i vostri. Oh, sono sempre lì, c'è il cadavere mio. A terra, a terra. No, 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 ragno, 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 che livello è? 3. Ma io non ci riesco manco col 3. Per me è quello. Se io vado qua, se io vengo qui e ti sparo da... Che c'è qua? Scorpione! Ma un metro libero, me l'ho lasciato un metro libero. Forse il scorpione si fa i cavoli suoi. Dov'è ragno? Se non riesce ad arrampicarsi qua, io gli posso tirare con le frecce. Che non ho. Che non ho perché ho perso lo zaino. Però un colpo ce l'ho. Oh, forse l'ha sentita, eh. Andiamo, 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 andiamo. Dai due boccate, dai due boccate. E due boccate che si è reso, il maledetto. Dai, dai che ci si fa, dai che ci... Ma non vedo niente! Dai che ci si fa, dai che si è reso, dai che si è reso. È lì che soffre. Dai, eh. Non è possibile, oh! Oh no, ce l'abbiamo fatta! Il mio primo ragno! Oh, ieri tutta la live avevo tentato, non ce l'avevo fatta. Dai, dai, diamanti, 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 diamanti! Luffy! Ma che... dove cavolo? Che bellezza! Andiamo via! Andiamo via! Allora, tentiamo di prendere questo e ce ne andiamo. Vediamo un po'. Comunque ho livello 3. Livello 3 ci ho fatto. Ora ti leggo, Alessandro. Un secondino perché ho una FIFA qua tremenda. No. Prendiamo. Via, via, via. Andiamo via perché qui come ti distrae un secondo sei fregato. A casa diretto. Dov'è la casa qui? Dov'è la mia casa? Dov'è la casa? Perché non me lo segni? Sul coso, sulla bussola. Grande Luffy. Luffy nono. Ragazzi, ricordatelo perché entrerà nella storia. Il mio caro Luffy nono. Ma perché si attiva l'ascensore? Cosa c'entra adesso l'ascensore fantasma? Ci abbiamo. Luffy. Che palle però Luffy. Terra, indietro. Ce la fa una bella piattaforma d'atterraggio lassù. Perché qua siamo dopo nello stretto, va bene, non mi hai cacato in casa, ma ti perdono. Io vado a depositare subito, eh. Anzi, io quasi vado e faccio una cosa. Chiappo tutto quello che mi serve lo porto di là, perché di là. È successo? Ora si è glitchato, eh? Non le inventiamo, per favore, eh? Ma guarda che sto gioco ce l'ha con me, maledetto! Oh! Ne inventa sempre qualcuna. Le mille più una morti! Oh, perché non funziona?
Molto punitivo. Sto gioco qua. No, è assurdo. Poi sono livello 40, 39. Cioè il massimo credo sia livello 80. A livello. Oh, si è glitchato tante volte. Cioè, questo livello qui si dovrebbe un attimino. Si è impigliata la testa. Dovrebbe un attimino. Ma che palle, però. Oh, io levo tutto qua, eh. Aiuto! 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 Non mi dire che devo morire adesso che c'ho tutto, eh! Questo non si leva perché ci sono attaccato io. Ah no, ok. A vedere che finaccia, gira gira. Allora, vado meglio le scalettine a questo punto. Allora, prendiamo questo. Prendiamo. Guarda che potrei anche fare lo smeltitore. No, lo smeltitore ce l'ho già. Potrei fare il workbench. Se non ci vogliono grandi cose. Più che altro la pelle qui non riesco a recuperare. È la pelle, ti pareva. Non l'unica cosa che non posso prendere la pelle, vuole la pelle, me ne manca uno. Ah, le gemme ci servono come non mai, come poche cose al mondo. Qui non ci faccio più niente, mettiamo tutta la roba qui, cazzo sicuro. Comunque, il fatto che sia così difficile a me piace, perché se fosse semplice sarebbe un gioco che magari dopo un po' annoia. Invece il fatto che sia così difficile, che c'è comunque la sfida elevata, ti porta ad andare avanti, almeno per me. La pelle. Basta uno di pelle. Dove la trovi la pelle? O faccio fuori la tartaruga, però non so quanto sia forte e non so quanto sia forte in realtà, è quello più che altro. Poi non ho fatto un'entrata, più che altro non ho fatto un'entrata, sono un genio della costruzione dell'edilizia. Dov'è la tartaruga? La becco da qui, sì. Poi ti darà la pelle la tartaruga? Non lo so. Però a me non serve. Mi dispiace anche perché è carina. Se la fugge. La fugge, va dal suo amico 48. E sono in 3, se qui si incavano 4. Ma se io vado di col. Oh, si è incazzato questo! Sono incazzato! Aiuto, 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 aiuto! Io non so quanto danno faccia, ma non lo vorrei scoprire! Non lo vorrei proprio scoprire! Vieni, 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 vieni! Voilà! Aio! Cazzo, pensavo non ci arrivasse! Vai! Muoio, te lo spacco la mandibola! Ti spacco il guscio. Hai capito che ti spacco il guscio? Perché stava in acqua, mo? Aio. Aio. Ma non riesco a ammazzare nulla, nessuno, ma che cos'è? Perché? Io mi do, ma è normale? No, secondo me non è normale una cosa del genere. Guarda, non vorrei che ci muoia anche la sua. Io non voglio usare i proiettili. L'ha ammazzato? Grande! L'ha ammazzato! Allora. Ah, questa è roba mia. L'ha ammazzato!
Dovrebbe dare, minchia quanta pelle, 17, però mi lo dà anche il guscio, mi lo dà. Un altro? Aspetta che ti do una mano, vieni, vieni. Lascia sta il mio amico qua. Aio, aio, oh, è morto, è morto, è morto, appena, appena. Dov'è la roba? Dov'è la roba? Non mi ha dato niente? Questa fatica? Come non mi ha dato niente? Sono quasi morto per cosa allora? Vabbè, comunque la pelle ce l'abbiamo. E Luffino, vieni. Comunque mi ha aiutato più di quanto pensassi, eh. Vai, riposati. Ah, energia piena. Buono, punti vita pieni. Frena, frena! E vai, vai dove ti pare, basta che... Oh. Allora. Qui abbiamo lo smeltitore, quindi qui facciamo anche il workbench a questo punto. L'arte di non costruire, scritto, ma quanti libri faccio Alessandro? Io mi ricordo, lui non l'ha detto. Non l'ha detto, io l'avrei detto. 7 day, Alessandro. Era un mitico costruttore su 7 day. Crollava sempre tutto. Allora, workbench, dove sei? Eccolo qua. Tanto questo serve, lo famo a zero. Lo mettiamo qui nell'angolino che è proprio o di qua. Ah, mettiamo tutto qua, va. Mi sbaglio sempre. Ok, la rovescia? No, forse no. Allora, noi qui ci abbiamo, queste per questo workbench, work table, portable, è fatto per potenziare le armi, però non so come, sinceramente. Qui ci dà tutto rosso, perché cosa ci manca? Ci manca un po' di materiali che sono di là, in realtà. Quindi io direi di fare un salto di là. Prende la roba che abbiamo qua, fa un saltino di là, si fa prima. Poi piano piano qui l'addobberò quando sarà pronto. Facciamo il bauletto, cosa ci manca? L'erba. Se studia sempre una questa. Ce n'ho a pacchi di là. Potrei aprire un emporio dell'erba, che detto così. Sembra anche una cosa brutta, però. La farò un'entrata prima o poi. Un'entrata la farò. Oh. Allora, facciamone un paio se riesco, se no. Sì, uno e due. L'ho messo sullo zero. Sempre nel punto giusto, al momento giusto, eh? Infatti l'ho messa anche male. Vabbè, è una quindi e mezzo. Allora andiamo su senza complicanze, per favore. Poi off camera sistemo tutto, ora non lo faccio in live perché magari non voglio far scoprire le mie tecniche sopraffine di costruzione, che sono molto 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 avanzate. E la madosca, tutta sta roba. Allora andiamo di là subito.
Questo che cos'è? Il vetro, lo lasciamo di qua. E questo, ma quanti sono? Due, ma se ne frega. Allora, Luffino, andiamo, va. Guarda, dovrebbe essere tranquilla, perché almeno che non ci sia qualche bufera di... perché sono morto anche con le bufere di cielo, eh. Sei in dei per far crollare le costruzioni. Teorie su basi non solide. Io, guarda, io devo scrivere non so quanti libri, Alessandro. Se lei mi finanzia, io me li scrivo. Una volta è crollato il tutto, non stavo nemmeno costruendo, cioè, una volta è crollato tutto, avevo fatto una torre con dei sotterranei, stavo scavando nei sotterranei, è crollata tutta la torre. Sono stato tipo un quarto d'ora sotto il crollo della torre, perché era anche abbastanza grandino. Poi un'altra volta l'ho ricostruita e la seconda volta è crollata perché stavo rinforzando, nemmeno scavando. Via, tra i miei erbivori. Adesso voglio fare queste benedette frecce al volo. Le frecce magiche. Oh, allora, le frecce magiche dove si fanno? Prima di tutto. Le frecce magiche dove si fanno? Eccole qua. Servono le frecce di pietra, le magic berry, i tronchi d'albero magici e la pietra verde, oltretutto, perché vuole anche la pietra verde, non una qualsiasi. Il ragno ci ha dato un po' di tutto, quindi noi le facciamo. Però io non vorrei magari fare le frecce e magari non vorrei che si potesse, perché ci sono anche i bastoni magici, non vorrei che magari faccio le frecce e poi magari sta roba qui, siccome non penso che di riuscire ad ammazzare così tanti ragni, vorrei farmi un bastone magico. Questo l'abbiamo già fatto, è primitivo e fa abbastanza schifo. Perché se io invece delle frecce, ci ho pensato adesso, se io invece delle frecce facessi, perché le frecce sono 4, una volta le sparate le finite, o tu abbia fatto tanto, o tu abbia fatto poco, sono finite. Se io invece mi faccio un bastone magico, qui è roba che non ho trovata ancora. Se io invece mi facessi un bastone magico, lo potrei usare sempre. E magari è quell'arnese che serve per svoltare un po' la situazione. Iron, addirittura. Ma però, Magic, vediamo un po'. Questo è quello che ho già fatto. No, sì, questo è quello che ho già fatto. Che è quello basico. Qui ci vuole della roba che non ho. Questo. Ci manca. Questo non vuole le gemme, ma vuole. Diciamo, è il primo bastone di primario. Prima di cristal. Il workbench, dice lui. Quindi qui, giusto? Però qui non me lo dà. Però manca. E non me lo dà qui però, perché? Forse in quello magico? Ma con un sacco di roba che non ho e non so dove trovarla. No, lui qui non me lo dà. Ma al limite, ragazzi, facciamo le frecce e le proviamo. Oh.
Però una volta finite quelle 4 sono finite. Il problema è quello. Allora, eccolo qua. Allora, questo secondo me è un bastone già sicuramente più forte di quello che abbiamo di questo qui, che io l'ho provato e fa abbastanza schifo. Però ci manca questo. Earth. A cuore di zombie. Non ci credo. Io di zombie. I zombie, che so dove trovarli, non sono nemmeno molto forti. Nella foresta oscura. Allora, io farei una cosa. Posiamo qua tutto quello che... No, no, qui ci sono le armi. Posiamo qua tutta la roba che non ci serve. Allora, perché non vorrei creparci laggiù. Allora, il rame, ora butto tutto in un posto che fa prima. Perché qui ogni roba ci avrebbe il suo. Allora, buttiamo tutto qua, il rame non mi serve, momento. Vabbè, facciamo le quattro frecce a questo punto. Le frecce. Facciamo dall'inventario normale. Che sono quelle magiche. Ah, le magic berries ci mancano. Però sono curioso. Vediamo un po'. Carina. Carina, allora andiamo a prenderci le magic berry che sono qua su. Qua. Che poi scadono anche le magic berry, perché ce n'avevo un centinaio, non ce n'è più, a meno che non le ho messe da qualche altra parte. Però sai che scadono pure quelle, perché la carne scade, le huckleberry, tutte le altre berry scadono, molto probabilmente scadono anche queste. Credo. Oh, io le gemme le ho usate tutte. Già me ne avevo fatto una cavolata. E le gemme le mettiamo per il momento qua. Perché non le voglio perdere assolutamente. Il legno non ci è servito. Non c'è altro. Allora, le gemme però le butto qua. Qui cosa c'è? Niente? Questa roba qui non la voglio perdere. Il resto, anche se lo perdo, non mi interessa. Allora, io ci vado. Ma anche se ci vado con lui lo fanno, anche se ci vado con Ticerato poi lo fanno fuori. Lui che livello è? 64. Andiamo con lui. No. E se c'ho l'arma in mano non sale. Ah no, non gli ho messo la sella a lui. Che palle. Vabbè, questo è 61, andiamo con lui. Sì, vedete anche il Ticerato può. Un'azione che non è così lento, per la stazza che ha. Andiamo qui nella foresta oscura che ci sono gli zombie. Gli zombie sono, se li troviamo, sono facili da tirare giù. I lupi mannari e i lupi fantasma sono un dramma. Ora con queste frecce non lo so, però avendone solo 4. Allora, te fai una cosa, stai qui. Non mi seguire. E se succede qualcosa mi viene a dare una mano. Qui abbiamo fatto una piccola trappola, però dobbiamo farci le scarpe con la molla, in modo tale da farci inseguire e poi saltare praticamente la fossa che abbiamo fatto. Oh, madosca, che diavolo. Un drago.
Lupo, oh, ma fammi almeno affacciare, momento, ma che palle, ma ce l'avete tutti con me? Allora, disegnate poteste lì, va bene, tanto lì non dovrebbe scendere. Vedete, torno dopo morto. Anche il drago sarebbe figo prenderselo, eh. Poi non so queste frecce magiche cosa fanno in realtà, se... Oh, cacchio, via 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 via
Ah sì, scappi, è infamone. Ultima. E adesso andiamo con il bastone. Dove cacchio è il bastone? Te, guarda come ti faccio male. Ma che schifo, già quattro frecce finite, te. No, buono, buono, licciati, licciati. Dove è andato? È sparito? Comunque ho quattro frecce già finite, eh. Ma tutto sto casino, quattro frecce in croce, non ho fatto nulla al lupo mannaro, sono quasi morto. Quindi peggio di così, almeno troviamoci un... Oh, via. Maledetto, infame. Ogni cosa. E c'ho la bacchetta di Ceneventola qui. Fa male, eh? Insomma, quattro frecce sputtanate così, non abbiamo capito l'utilizzo, non abbiamo fatto danni, siamo praticamente crepati e ci abbiamo messo quasi una vita per catturare un ragno. Ma il triceratopo ci crepa, ci ho già provato, ci crepa la grande. Anche perché con lo schiaffo mi ha levato mezza vita, eh. Che è? Ho visto un'ombra. Volante. Porca puttana, mi sono cacato addosso. Allora, quello è per addormentare. Hai capito, ma... Non mi hanno addormentato a me. Uno schiaffo. Poi non so se il lupo pannaro si può... Vabbè, comunque abbiamo sputtanato le frecce, ho già capito, via. Bene, mi fa piacere. Forse erano quelli per il lupo. Non fa l'idea. Vabbè, abbiamo allegramente leve, abbiamo allegramente sfruttato le uniche quattro frecce che ci avevamo. Potevamo fare grandi cose e non abbiamo fatto niente, come al solito. Il vostro grande Mario Mars non sbaglia mai. Certo, sarà anche difficile il gioco, però anch'io ce la metto tutta per fare cavolate. Rieccolo lì, mortaggio. Ma che vuvu, che vai via, ma un po' vola, che fa? Io. Chiudo. Oddio, che c'ha questo? Che c'è il fuoco? Che diavolo? No! Il mio triceratopo! Non ci credo! Che la situazione è peggiorata, che prima non c'era il drago. Ora c'è anche il drago. Io non... Ma cosa devo fare io? Cioè, triceratopo l'ha sbudellato con una ciaffata.
E poi che ci vuole il tempo che ci vuole a tamare anche il tricelato qua. Ciccibù. È morto Ciccibù. Lo zombie. No, però lo zombie la faccio, eh. Freccia magica una. No, ce n'ho più. Manco mezza. Tracci loro. Frecce, non ce n'ho più. Andiamo di spada, oh. Zombie, dammi il cuoricino. Ma che c'è, le pantofole? Cioè, zombie nel pantofole non ho mai visto. Come faccio a prendere il cuore? Che non mi sembra che sia propenso a darmi questo benedetto cuore. Chi è? Chi è? Ho sentito il rumore strano. Mortacci, ci manca anche quello che sputa da 20.000 km. Mi date ste benedette frecce, per favore. Mi ha dato 1,5 milioni. Cosa mi manca? Il flint, c'è ovunque il flint, mi manca il flint. Voglio lo zombie. Vieni. Zombie. Dai, su. Niente. Io non penso che vada addormentato lo zombie, perché ci manca anche l'addormentato lo zombie. Cioè, per addormentare chi? Scusa, 30-40 frecce magiche? È una follia. Cerchiamo zombie. Ma cosa? Cos'è? Wolf, lupo. 16. Due boccate. Due boccate. Andiamo con il pterodattilo. Andiamo a prenderci lo zaino. E poi basta, perché non la faccio più. Certo, basta. Ok, è un dramma. Poi lo giocherò male io, l'amor di Dio, sarò che io non so. Però è un dramma sto gioco qua. A prenderci lo zaino. Se poi c'è anche il lupo che fa la ronda. Al lupo mannaro 30-40, e quando le faccio le 30-40 frecce? Cioè, nel momento che posso fare 30-40 frecce, vuol dire che, non so, lo strozzo con le mani o il lupo, perché vuol dire che ho fatto fuori una quantità tale di ragni che... E ora quello fa la ronda. Vediamo se c'è qualche altro zombie. Io non so come prendere sto cuore di zombie. Mica ci segue, no? Perché se noi prendiamo il cuore di zombie già la cosa svolterebbe un attimino, perché ci facciamo sto benedetto bastone magico. E magari qualcosina in più, magari un lupo basso lo tiriamo giù. Ce la fai? Se mi ammazzano anche Luffy nono, guarda, tricerato, poi non c'avevo confidenza, quindi va bene. Ma lui, siccome l'ho già salvato, ma se ti muovi, maledetto, fermati, dai, su. Andiamo a casa, mi faccio un bel tè e via, e basta.
Va bene ragazzi, io direi comunque di concludere qui la live. Abbiamo fatto un'oretta e mezzo. Come vedete, sto gioco qui è un casino. Poi vi ho detto, magari io lo gioco male, però è difficile comunque, perché con due boccate, se non ti shottano con due boccate ti fanno fuori. Il triceratopo l'ha fatto fuori in 3 secondi, sicuramente è più forte di me. E niente, il gioco è così, bisogna armarci bene fino ai denti, però per armarci bene fino ai denti bisogna andare ad ammazzare creature toste. È un casino. È un cane che si morde la coda praticamente. Finché non hai le armi forti non puoi andare a distruggere le creature toste, ma per avere le armi toste devi uccidere le creature toste, quindi è un po' un casino. Vabbè ragazzi, io comunque vi ringrazio, ringrazio anche Alessandro che è stato oggi con noi, ci ha fatto compagnia, andate a vedere anche il suo canale sia di Twitch che di YouTube, che è il cazzaro dei videogiochi, e ora anche se è un momento che è un po' diciamo assente, spero che ritorni presto, presto a fare le live. Io, lo sai Alessandro, sono sempre pronto ad accoglierti volentieri. Ti ringrazio. E niente, ci vediamo domani alle 6, sempre su Twitch. Poi vi ricordo, se non siete iscritti su Twitch, iscrivetevi. E se state vedendo live su YouTube, perché poi la posto anche su YouTube, iscrivetevi su Twitch e viceversa. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, ringrazio Alessandro, ci vediamo domani alle 6. Ciao a tutti!